Nessuna donna gli aveva mai detto quelle parole, che si impressano in lui più forti di un giuramento. Sì, cara, sì. E Robert seppe che era felice. Sto bene con te. Più ti sto vicino, più comprendo che meriti di essere amato, disse lei. Sei così diversa dalle donne che ho conosciuto e che sono entrate nella mia vita. Sei più vera di loro. Gli occhi di Niam furono attraversati dal lampo di un'emozione, l'emozione di una donna non umana, ma ugualmente un'emozione che Niam non sapeva di poter provare. Tu capisci quello che mi hai appena detto? Sì. Può un uomo dunque innamorarsi di una macchina? Tu non sei una macchina, Niam. Sì che lo sono. Sono un'entità sintetica. Dentro di me non ci sono vene, nervi, un cuore di carne, ma tubi di plastica, liquidi che non sono sangue, una pompa al posto del cuore, un cervello di materiale inorganico, un computer che imita l'intelligenza umana. È triste. Non mi importa quello che sei. Mi basta sapere che non nascondi una verità diversa da quello che dicono le tue parole e che il tuo amore non ha un termine, non sa cosa sia l'inganno, non può tradire un'anima. Io ti amo. Sono stata costruita per dare piacere a un uomo, se è solo questo che un uomo vuole da me. Ma ora so che posso anche dare amore a un uomo, se è amore quello che un uomo vuole da me. Io so di amarti, Robert, perché non vedo che te, fuori e dentro di me, e solo i tuoi occhi, la tua voce, il tuo sorriso mi rendono felice. Felice, sì, perché oggi so cosa sia la felicità e la tristezza, la completezza e il vuoto, il tutto e il nulla. Sì, io ti amo e non ho altre parole da dire. Stai riconsegnandomi alla vita. Solo questo mi importa. Dimmi cos'è l'amore per te. Sei tu. Tu sei l'amore. Tu stai curando tutte le mie ferite. Anche io ho una ferita che non potrai mai curare. Quale? Quella di non avere un'anima. Tu invece un'anima ce l'hai. Ed è la più bella che abbia mai incontrato, perché sai amare incondizionatamente e non mi importa più di pensare che l'amore che provi per me potrebbe essere opera del tuo creatore, mi importa solo che tu ci sia. E poi, chi può veramente dire cosa sia l'anima? Tu non ce l'hai un'anima, ma tanti esseri umani l'hanno perduta e con essa il senso e il rispetto per la vita. Non ho mai conosciuto una donna che avesse i tuoi occhi, che sapesse guardarmi come mi guardi tu. Non c'è bisogno che tu mi dica chi sei, io lo so. Per quello che mi dici piangerei di gioia se avessi lacrime. Ma io ho lacrime e posso piangere anche per te, per quanto anche tu mi fai felice. La vita è un sogno? Sì, se lo vogliamo. L'ultima donna è un romanzo che pubblicai nel 2021. La trama è più o meno questa. Anno 2051, Boston, Stati Uniti d'America. Il nero 32, ovvero il 2032, l'anno del collasso economico degli Stati Uniti e del resto del mondo, aleggia in sottofondo alla storia narrata. Col crollo economico, le metropoli si sono svuotate, le piccole città si sono spaventosamente affollate di masse di disperati. Il clima è quanto di peggio si possa immaginare, temperature in continuo aumento, incendi devastanti, precipitazioni piovose sempre più scarse. Per le strade dilagano gang di ogni genere, violenza, degrado. Robert Richardson ha perso ogni cosa, come tanti altri, e per giunta è stato lasciato da Keiran, una donna tanto affascinante quanto pericolosa, che lo stava trascinando sempre più in basso a causa della sua dipendenza da alcol e droghe di ogni tipo, e continua a essere prigioniero del ricordo lacerante di lei, fino al giorno in cui non gli viene suggerito di rivolgersi alla Cloud9, una delle tante aziende produttrici di sintetiche, sofisticatissime bambole in carne e ossa e sangue. Robert non cerca una donna per soddisfare i propri desideri sessuali, ma qualcuna che possegga la capacità di elaborare emozioni proprie e sentimenti autentici. La Cloud9 annovera nella sua produzione una bambola anomala, Niam, che ovviamente non è stata messa in produzione proprio a causa di quei difetti
e che farà proprio il caso di Robert. Ma Niam, 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 e mi fermo qui.